editorialmente corretto oggi è il sanitariamente corretto. Sono tutti là che la pensano nella stessa maniera. E quindi se un professore si permette di dire guardate che il Green Pass per gli studenti è nel girone degli ipocriti, loro sono peggio. Io ho un sogno, voglio vedere Parenzo col grembiulino e il ciuccio in bocca sculacciato da una mistress. Ah, che bello. Strade in diretta. Ancora una buona serata, ben ritrovati. Maggiori disagi in Lombardia. Sulla A4 Milano-Venezia, lunghe code tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia a causa del tamponamento tra due mezzi pesanti. Sul posto è intervenuto l'eli soccorso. Sono chiuse in direzione Venezia le entrate in autostrada di Brescia Est e Desenzano. E code per curiosi, operazioni di soccorso anche in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Desenzano. E ci giunge ora notizia dell'uscita obbligatoria istituita a Desenzano per chi proviene da Milano, quindi autostrada chiusa per incidente. A Milano, sulla tangenziale nord, per un altro incidente, lunghe code tra Monza, Sant'Alessandro e Innesto Milano-Meda in direzione Como. Su questo ed altri eventi incide il traffico davvero molto intenso di questa serata. In Trentino, sulla A22 del Brennero, sempre per incidente, incolonnamenti all'altezza di Trento Nord in entrambe le direzioni. Sul tratto emiliano dell'autostrada del Sole, tra Modena Nord e Bologna-Borgo Panigale, code a tratti in entrambi i sensi per operazioni di rimozione di un camion che si era incendiato nel primo pomeriggio all'altezza di Valsamoggia in carreggiata verso Napoli. E sul tratto toscano della 1, code per lavori tra Incisa e Firenze Scandicci in direzione Milano. Andiamo in Piemonte. A Torino, sulla tangenziale sud, code per veicolo in avaria tra Stupinigi e Sito in direzione Aosta. Segnaliamo poi traffico intenso in Valle d'Aosta al traforo del Monte Bianco, con code sul piazzale italiano e tempi di attesa di circa 45 minuti per entrare nel tunnel in direzione della Francia. Ci spostiamo infine a Roma. Disagi sul grande raccordo anulare all'altezza di Cassia Bis in carreggiata esterna a causa della chiusura della corsia di sorpasso per lavori di sostituzione di un giunto longitudinale di Velto. E in carreggiata interna un incidente provoca code all'altezza dello svincolo di Bufalotta. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strada in diretta tornerà nel corso della serata. Volevo dire al signore del traffico prima volevo segnalare anche che sotto casa mia c'è un piccolo ingorgo per il salone del mobile. Volevo aggiungere qualche informazione dopo un minuto e 45 di informazione. Vabbè, sul traffico. Un minuto e 45 di informazione sul traffico? Sul traffico? Un minuto e 45? So che non frega un cazzo a chi ascolta il podcast perché il traffico non l'ha sentito, a meno che non si sbagli, non mandino il traffico pure nel podcast. Poi a un certo punto ha detto una frase, non so se l'avete capita voi. Bello longitudinale, che cazzo era? Bello longitudinale? Sì. Una cosa incredibile. Il bello longitudinale di Velto. Il gisto longitudinale di Velto. Ma di che cazzo stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Che c'è Google Maps, porca la gran puttana! Google Maps! Porca troia, 1 minuto e 45, porca la gran puttana! E dai, pigliati la trasmissione, allora fai tutto il traffico e non rompere il cazzo, no? Mamma mia, guarda, ieri da Porro c'era Pugliese, lo dico con grande rispetto naturalmente, però 1 minuto e 45 mi consentirei che è un po' troppo lungo, no? Pugliese, un signore che si chiama Pugliese, che è l'amministratore delegato di Conad. Certo, conosco.